Martedì 30 ottobre, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, sono stati presentati 9 nuovi direttori di struttura complessa, primari ospedalieri ed universitari appena nominati. A prendere la parola il direttore generale, dottor Silvio Falco. Diciamo che una vera rivoluzione non direi, nel senso che fa parte, diciamo, della vita delle nostre aziende. Questa è un'azienda grande, di una certa importanza. Direi la rivoluzione forte è stata la volontà che abbiamo avuto insieme al professor Riccardi, direttore della Scuola di Medicina, di fare una presentazione congiunta di questi 9 direttori, 3 a direzione ospedaliera e 3 a direzione, 6 a direzione universitaria, che mi è sembrato un bel esempio di sinergia forte, di collaborazione di azienda integrata ospedale-università. Direi questo è l'elemento caratterizzante. Dopodiché i professionisti si sono, come avete sentito, presentati. Quindi non spenderei altre parole. Ci è stato detto fondamentalmente per ognuno di noi quello che ci caratterizza. La cosa che mi è piaciuta è il sottolineare come il ruolo di ospedaliero o universitario non sia una differenza che conti. La differenza che conta è la capacità tecnica e la capacità di fornire al paziente e di soddisfare le sue necessità. È vero che mi occupo di malattie rare, a me non è mai piaciuto vincere facile, tanto è vero che sono un tifoso del Toro e non della Juve, ma a parte gli scherzi, no, scusate, ma ci voleva un po' di drammatizzazione della questione, ma è un campo estremamente difficile e, se me lo permettete, interessante da un punto di vista scientifico ed umano. Sono convinto che sarà possibile in questa grande struttura in cui nacqui come studente, e torno molto volentieri come direttore di struttura complessa, usufruire di tutto ciò che è stato messo insieme in piedi e migliorare quello che è migliorabile e soprattutto portare la passione che ha sempre caratterizzato il mio lavoro e quello dei miei collaboratori in questo campo. Vi ringrazio. Mi è parso di capire che c'è una cellula avversiva a Granata, perché siamo già in due, quindi la cosa si fa preoccupante. Comunque ringrazio, sono in questa azienda dal 1984, quindi prima ancora il professor Isaia, che ovviamente in questo momento io ringrazio per quello che ha fatto in questi ultimi 10 anni con noi, penso che un doveroso riconoscimento vada anche al professor Fabris, che in tempi assolutamente lontani vide l'importanza di sviluppare servizi per gli anziani, cultura, competenze, conoscenze. Noi cerchiamo di offrire un servizio integrato, abbiamo un reparto per acuti, la già citata ospedalizzazione a domicilio, diversi servizi ambulatoriali, fronteggiamo problematiche complesse che, come voi ben sapete, non sempre solo sono sanitarie, ma hanno spesso dei riverberi estremamente importanti anche sulla sfera sociale e assistenziale. Cerchiamo di fare del nostro meglio fino adesso con dei risultati che ci confortano abbastanza e che cercheremo ovviamente nel futuro di mantenere nel miglior modo possibile. Io, come già citava prima il direttore, avrò tra gli altri compiti quello di migliorare il più possibile, diciamo, le sinergie tra due reparti che hanno caratteristiche comuni ma alcune peculiarità. Il reparto del CTO è votato più a un aspetto di urgenza, ma comunque è attivo su tutti i fronti della neurochirurgia. Il reparto che c'è invece alle Molinette ha delle sinergie maggiori con la parte oncologica, con la parte vascolare. Unire, diciamo, le due realtà in modo che la tecnologia che ha caratterizzato gli sviluppi della neurochirurgia negli ultimi anni tantissimo, debba essere unito alle persone che lavorano in questa realtà molto molto positiva. Le sinergie in questa azienda sono le migliori che si possono avere in campo nazionale, anche internazionale molto spesso, quindi la neurochirurgia da sola non vince tutte le partite. Insieme a tutte le realtà che ci sono in azienda, certamente può offrire all'utenza grandissime possibilità, come in realtà la neurochirurgia, che è una disciplina in grandissima espansione da tutti i punti di vista, può fare. Tecnologia e persone, secondo me, sono un connubio perfetto che la Città della Salute porta avanti come progetto. Per cui, secondo me, credo che si possa davvero lavorare per il bene della popolazione. Io mi occupo di quella che è definita una nicchia, che è l'ambito pediatrico, e all'interno dell'ambito pediatrico della chirurgia pediatrica, ma pur essendo un'attività che sembra molto specifica e molto delimitata, ha ancora la caratteristica di essere veramente ampia e generale. Noi ci occupiamo dei neonati prematuri, dei bambini con malformazioni congenite. E tramite varie branche, come possono essere l'aspetto della chirurgia oncologica o della chirurgia d'urgenza, garantendo anche la copertura chirurgica del pronto soccorso, cerchiamo di dare una risposta
360 gradi del fabbisogno in età pediatrica. In quest'ambito la struttura del presidio della Regina Margherita è, anche se non mi piace la parola perché è abusata, ma lo è veramente, è un'eccellenza in ambito nazionale, all'interno di una grande eccellenza che è questa azienda, dove la trasversalità, non solo per età ma per competenze, dà molte più possibilità di lavoro. Penso alla diagnostica prenatale col mondo ginecologico, ma anche tutti i risvolti chirurgici delle discipline qui presenti, ma anche di tante altre, in cui non solo la capacità di affrontare i problemi sul bambino, ma anche quella che la capacità delle cure transizionali, cioè del trasporto delle necessità dall'età pediatrica all'età dell'adulto, qui raggiungono la massima espressione, perché c'è tutto quello che può servire per gestire questi passaggi importanti di bambini a cui cerchiamo di restituire una qualità di vita normale e con un'aspettativa di vita normale. Io ho l'onore di dirigere un servizio che quest'anno compie 30 anni. Il soccorso nasce nel 1988 in maniera pionieristica e anche un po' avveniristica, con attrezzature, tecnologie e soprattutto elicotteri che hanno dato l'avvio al servizio. Oggi abbiamo la possibilità di volare con macchine tecnologicamente di altissimo livello, anche le attrezzature, le tecnologie sono cambiate molto. La sfida per i prossimi anni sicuramente è quella di incrementare la rete dell'elisoccorso notturno, che sapete è nata alla fine del 2014, a novembre per la precisione del 2014, e proprio la scorsa settimana abbiamo inaugurato il 120° sito di atterraggio notturno presente in Regione Piemonte. La rete si sta ampliando, abbiamo numerosi contatti con i comuni della regione che si sono resi disponibili e che ci hanno permesso ad oggi di costruire una rete di siti di atterraggio di tutto rispetto, quindi una sfida molto importante per i prossimi anni. Naturalmente nell'ambito del servizio ci sarà sicuramente una attenzione ad una buona organizzazione del servizio, ovviamente cercando di, come dire, avere come obiettivo l'appropriatezza di impiego degli elicotteri. Due parole proprio sull'esperienza mia: ne ho assunta a Città della Salute, ma non sono nuova all'emergenza. Ho lavorato negli ultimi 6 anni come direttore del pronto soccorso di Teramo e come direttore del dipartimento di emergenza dell'ASL di Teramo, e ancora prima 13 anni al 118 di Asti, Alessandria e Vercelli. Quindi comunque esperienza nella materia. 118 in parte conosciuto, lo vediamo sfrecciare tutti i giorni con le ambulanze in sirena, e parti meno conosciute. Da un paio d'anni, ad esempio, la centrale operativa, che è il cuore poi del governo dei mezzi di soccorso, ha acquisito le competenze di essere una delle due centrali operative italiane che in caso di maxi emergenze e di disastri supplisce e aiuta i territori che hanno avuto un problema. L'ultimo è quello del Ponte Morandi di Genova, dove siamo stati in 1 ora e 35 minuti in grado di offrire ai colleghi genovesi mezzi e anche posti letto delle regioni della Val d'Aosta, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Toscana. Questa è un'attività meno conosciuta che si fa in silenzio, però abbastanza importante. Condividiamo la struttura con la centrale operativa del 112 e anche con quella della continuità assistenziale, con la quale dividiamo le tecnologie. Bisogna rinforzare le cose, bisogna aumentare quelle che sono le competenze, ci sarà anche un aumento di quello che sarà la gestione dei trasporti, in modo particolare quelli interospedalieri. Questo alla luce anche di recenti revisioni di ospedali che hanno acquisito quindi delle competenze minori rispetto a prima, ma il 118 diventa poi il collante e il sistema con cui i pazienti vengono trasportati da un ospedale ad un altro, in genere da un livello più basso ad uno più alto, in sicurezza. Ho sentito pronunciare le parole eredità, timone, testimone. A me piace più parlare di patrimonio. Ecco, grazie al lavoro del professor Salizzoni in questi
in questi 30 anni nella trapiantologia epatica qui alle Molinette veramente si è costruito un enorme patrimonio di competenze, di credibilità, di fama internazionale, di gruppo, di multidisciplinarietà. Noi siamo i primi, posso dire, aver fatto i GIC, in epoca non sospetta, i gruppi interdisciplinari che discutevano sui pazienti. Il trapianto epatico ha rappresentato proprio l'embrione di questo modo di ragionare. Quindi un grandissimo patrimonio che mi sento, come dire, in dovere di dover mantenere, di dover espandere, di dover portare avanti, grazie a tutto il gruppo di persone che il professor Salizzoni ha formato in questi anni, e siamo fortunatamente in tanti a poter fare i trapianti, per cui poter garantire questo tipo di attività. Le sfide tecnologiche future riguardano, e in questa la direzione si sta già supportando, le macchine da perfusione d'organo ex vivo, le circolazioni a scopo di ricondizionare, rigenerare o addirittura migliorare la qualità degli organi per trapianto, e la collaborazione col centro di biotecnologie per studi clinici di alto livello, devo dire di fase 1, fase 2, per l'applicazione nell'uomo dell'utilizzo delle cellule staminali epatiche, che sono appunto una scoperta del gruppo del professor Camusi di biotecnologie di una decina di anni fa e che adesso finalmente arrivano in clinica. Bene, anch'io eredito il patrimonio, come giustamente del professor Romagnoli e della professoressa Todros. La medicina materno-fetale della Città della Salute è un esempio per tutta l'Italia e anche in campo internazionale per la estrema complicatezza dei casi trattati, e la mia cultura, io sono qui grazie alla mia cultura, diciamo della prima mia metà della vita. Io ho avuto un percorso un po' articolato, ho fatto Sant'Anna, Mauriziano e adesso di nuovo torno alla Città della Salute. Quindi in questi anni ho prevalentemente dato maggiore importanza all'ostetricia, per cui sono fiero, orgoglioso, felice di portare avanti questo patrimonio, e spero anche di aggiungere qualcosa in più per quanto riguarda l'aspetto chirurgico di chirurgia oncologica, che in questi anni ho imparato, e credo di poter dare una mano anche in questo campo per tutte le malattie che tutti sanno eventualmente trattare in un certo modo, ma che c'è sempre pochi spazi per poterle trattare, quindi allargare gli spazi per poter trattare anche queste malattie.